La mia vicenda giornalistico-recensiva comincia nel 1941 nella mia Venezia. Io vorrei essere conosciuto per quello che ho cercato di dire, non di male, ma di correzione ad alcuni eccessi o ad alcune riserve o ad alcune troppe rinunce, per le critiche, ma non come cattiveria, come banalità, ma diciamo costruttive, o perlomeno ritenute da me costruttive, rivolte di volta in volta ai grandi, perché è inutile bastonare uno che è già povero e storpio, roba di suo. No, mi sono sempre piaciuto misurarmi con i grandi e per dare loro qualche volta ragione, magari più spesso, almeno per me, torto. Io sono vissuto all'epoca in cui i nostri più grossi registi, scusi, i nostri più grossi critici venivano, erano quantomeno professori e venivano guardati con deferenza, con sussiego, penso a rapporti con Simoni, con D'Amico, ma anche con personaggi un po' fuori dalle righe, come Carlo Terron o Nando Eugenio Ferdinando Palmieri, e gente che possedeva le pagine dei... Se tu parlavi una roba e ti riusciva il nome di Shakespeare, ti dicevano la stanza, il numero, la pagina, avevano il culto di queste cose, l'attenzione che davano al testo, la considerazione che dava o negavano, ecco, con un impegno e una puntigliosità, con il frutto di un lavoro macerante addirittura in alcuni casi, più recentemente Roberto De Monticelli, che prima di scrivere una pagina ci metteva ore di riflessione, di controllo di appunti, e poi quando riusciva il pezzo era ovviamente tutto da leggere e tutto da ricordare. Tutto questo oggi non avviene più, ma non per colpa dei miei colleghi, per colpa dei direttori. Oggi
alla direzione dei giornali, delle riviste, ci sono i quarantenni di ieri, i quarantenni che hanno l'orgoglio di non aver visto un solo spettacolo a teatro, di non aver messo il culo sulla poltrona, ma soltanto sulle poltrone della politica o delle affinità politiche. Tutto questo ha spostato i valori. Oggi anche, compromettiamoci pure, un collega molto addentro nelle cose del teatro, non solo della critica, procinatore di premi letterari, membro di quasi tutti i premi italiani e di molti premi esteri, è considerato un superstite anche dal suo giornale, che gli lascia spazio minimo, quando addirittura, come nel caso del critico della stampa, Masolino D'Amico, che ha il teatro nel sangue, ebbè, costretto a scrivere un pezzo alla settimana in cui accorpare 3-4 giudizi su spettacoli che da soli richiederebbero pagine e pagine di una rivista o una pagina di un quotidiano. Ecco, è scomparsa questa, cioè la barzelletta di Strehler e compagni che andavano fuori dell'uscio del Corriere a aspettare la prima edizione del giornale per leggere che cosa aveva detto di loro. Come si chiama? Il maestro Veronesi. Ecco, appartengono a una leggenda che è quasi ottocentesca. Quasi tutti gli attori e i registi hanno lo snobismo di dire che non leggono le recensioni, tranne poi mandarti quasi la querela o cosa del genere, che guarda caso quella l'hanno letta. E ecco, tutto questo è cambiato. È cambiata l'approccio. Oggi come fai a recensire veramente uno spettacolo se non passi dal testo, se non ti soffermi sui paragoni? Cioè, la critica teatrale è fatta anche di memoria, cioè un collega bravissimo, stupendo, dotato da Dio, eccetera, ma che non ha visto che tre spettacoli di Shakespeare in confronto di 330 che mediamente ha visto uno come me di lunga percorrenza, ecco, non può avere parametri per giudicare. Ha un parametro del gusto, per carità, nulla da dire, però non può paragonare, che so io, ecco, il Mercante di Venezia visto nel 1934 con il Mercante di Venezia interpretato da Stoppa, ecco, uno degli ultimi. Oppure piovuto da un teatro inglese, ecco, gli manca i punti di confronto, i parametri. Sì, sarà bravissimo, scriverà cose sublimi, ma non, diciamo, supportate da un'autenticità di confronto, che purtroppo è fatto dall'esperienza, dalla perseveranza. Ecco perché io un po' diffido dei grandissimi critici che vanno, che so io, fino a Gramsci, che per carità, acutissimi, ma privi di una lunga consuetudine con la scena e quindi con i paragoni, con i paradigmi della scena stessa. Hanno visto pochissimo e hanno scritto moltissimo. E vengono ricordati per quello che hanno scritto, ma dimenticando il tanto che non avevano visto e che non li ha esentati dallo scrivere e dall'essere ricordati ancora oggi per quello che hanno scritto. Questa è un'opinione. No, no, nulla. Tutto con la forza bisogna obbligarlo. Mettiti in ordine, fai così, fai colà. Solo quando va a teatro si mette
un grigio come lei, e allora lì è perfetto, se no, no. Come autore avevo proposto questa commedia a Carlo Michelucci, e il quale mi disse: ma no, 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 ma no, preferisco che venga lei a leggermela. Ma no, gliela lascio. No, 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 mi fa questo piacere, venga. E io cedetti a questa tentazione e andai da lui, non prestando attenzione al fatto che abitava in Rio Terà di assassini. Doveva essere una premonizione, ma mi sfuggì. Allora, alla fine, verso la fine di questa lettura, dissi: senta, mi muoia, mi lascio perdere, mi lascio qui il copione, legga lei. No, sono curioso di sapere come che finisce. Finalmente, quando esausto, quasi senza voce come adesso, dissi: beh, in avaria finì. Ci fu un attimo di silenzio, dopodiché il vecchio Michelucci mi disse: Alonsin, bevemosi un caffè. Su questo incoraggiamento a sollevare gli spirito finì la mia vicenda drammaturgica. Da allora non scrissi più una parola e giurai a me stesso che non avrei mai scritto. Dai, amore mio, dai. Vabbè. Attore, certo, per bacco. Mia moglie dice che faccio l'attore sempre, anche nella vita, di ogni giorno. Forse avrà ragione lei, una parte di vero c'è. Sì. Non a caso presiedo molti convegni, perché? Perché ho una facilità abbastanza notevole ad affrontare i discorsi senza perdermi nelle grandi parole o nelle iperboli di molti colleghi, una sapienza descrittiva ma rompivalle di altrettanti. No, io voglio farmi capire, la consuetudine con Montanelli mi ha insegnato che bisogna farsi capire. La gente ha diritto di capire quello che non hai capito. Tu devi dire che non hai capito, che secondo te però dovrebbe essere così. Dopodiché, se non hai capito tu, figurati gli altri, però siamo a pari, non li hai bidonati, hai detto onestamente quello che volevi, nella sapienza e nella insipienza. Questo è il mio mancato mestiere d'attore, esercitato per 80 e più anni, ogni giorno. Mamma mia, Gerone, cosa mi hai combinato? Vedi? Sì, non è mai finito. No, no, niente, il teatro ti perseguiterà tutta la vita. Pensa, me lo ha fatto uscire dagli occhi, il teatro, non lo amo più, basta, chiuso. È stata soprattutto Venezia. Tu non sai niente, di me non sai niente. La parola Hemingway mi riporta i miei anni bravi, alla giovinezza mia bevereccia e godereccia dei primissimi tempi del mio matrimonio veneziano. Matrimonio con mia moglie, ovviamente, col teatro è ancora in corso. Beh, con Hemingway passammo dei pomeriggi di sbronza totale, distesi, almeno io, sul pavimento del bar del Gritti, con il compito doloroso di raggiungere la mia casa, che era collocata alla parte opposta di Venezia. Beh, in questo clima trascorremmo giorni beati, ma il destino è in agguato. Poco tempo dopo il Papa fu. Ah sì, lui mi voleva assolutamente a Cuba, mi aveva preso un po' per figlio, un po' per luparello delle sue vicende, e
io mi ero appena sposato, non potevo, stavo anche aspettando la mia prima figlia, non potevo mollare tutto e andare per mesi a Cuba, perché lui non mi voleva per 10 giorni, mi voleva per mesi. E gli dissi di no, ma non fu quella la ragione del nostro distacco. Poco tempo dopo, un paio d'anni dopo, lui ebbe quel famoso incidente in aereo in Africa, che lo segnò per sempre, lo scassò definitivamente, fisicamente, e soprattutto gli mise in moto quella forma di, come si può dire, di abbattimento, che poi lo condusse al tragico finale. Beh, quando tornò a Venezia, io mi precipitai immediatamente al telefono, contattai la Mary e gli dissi che mi sarei precipitato a trovare suo marito. Lei mi disse: aspetta un momento, abbi pazienza. Vabbè, e io ebbi pazienza, la pazienza non fu lunga. Poco dopo tornò e mi disse brutalmente all'americana: non ti vuol più vedere. Cosa gli ho combinato? No, non gli hai combinato niente, è lui che si è combinato. Con te ha recitato la parte del guascone, del d'Artagnan, del duellante, dell'uomo che con un braccio solo resisteva ai tuoi tentativi di assalto, ha bevuto bottiglie intere di whisky, ti ha schiacciato con la sua personalità, adesso tutto questo non gli riesce più, ma non vuole che tu abbia a dimenticare quello che è stato, lui vuole rimanere dentro di te per come l'hai conosciuto finora, adesso non vuole più vederti, vuole negarti la sua presenza, diciamo, di sfacelo, di abbi pazienza. Beh, dici, cerchiamo di vederci almeno noi. Sì, quando vuoi. La vidi, ma non aveva nessuno. La rividi, ma non aveva nessun senso poi parlare con lei. Povera, simpaticissima signora, ma a quello che mi interessava era Hemingway. Come ti vanno questi pantaloni? Bene, direi, no? Sì, io la lavi in lavatrice. Mi pare bene. Bene. Temevo che si fossero ristretti, non mi pare. Giorgio Albertazzi, abbiamo tante cose in comune con Giorgio. Tra l'altro, siamo nati lo stesso giorno, lo stesso mese e lo stesso anno, e cioè il 20 agosto del 23. Ma lui, per un prodigio che ancora non mi riesco a spiegare, ha sempre 5 anni di meno di me. Fatela riuscire meglio, mio no, nonno. No, non si può ormai. Anna Proclemer fu una delle donne dei miei sogni adolescenziali. Era bellissima, io la ricordo come fosse oggi, a Ferrara, quando contemporaneamente allestirono il Torquato Tasso di Goethe e una commedia invece del Tasso, nel Palazzo dei Diamanti, e alle prove mi imbattei nel programma, che avevo già conosciuto e visto in platea, dalla platea, ma la vidi di persona accanto a me, era di una bellezza, diciamo pure arrapante, e ecco, la ricordo come allora, come 50 e più anni fa. Anche lei mia coetanea, perché anche lei, beh, no, insomma, lasciamo perdere, mia coetanea. Sei negato a fare l'attore, perché? No, l'attore niente, ma io ho detto che ho fatto l'attore per tutta la vita, almeno secondo mia moglie, no, ho aggiunto. No, sei negato perché tu non accetteresti il regista neanche a pagarlo. Vabbè, sarò un attore vecchia scuola.
con Vittorio ebbi sempre rapporti ottimi dal punto di vista professionale, perché lui era un grande attore, un attore che qualche volta recitava sopra le righe, che si denigrava nella esagerazione, direi zacconiana, non a caso avendo sposato fra le tante la nipote di Zacconi. Ebbi rapporti felici e tormentati, ma complessivamente più felici che tormentati. Vittorio aveva anche delle strane ubbie, degli strani complessi, passava da risate fragorose, da momenti di esuberanza anche goliardica oltre che fisica, a momenti di turbamento, di pensamento, prima di trovare un po' un freno e una misura nella ultima moglie, nell'ultima compagna. In una delle messaggi di tue figlie, ma almeno il papà si è messo le scarpe invece delle pantofole? No, avevo le scarpe, fino alle 3 avevo le scarpe. Beh, Valeria fu un altro degli amori della mia giovinezza. Era una donna molto bella, molto spigliata, molto simpatica. Poi era la compagna di Enrico e di Franco. E si era invaghita, così io aveva fatto finta di mie figlie, piccoline ovviamente, che lei fingeva di idolatrare. Me lo faceva con garbo e mia moglie e anch'io ci credevamo. E Valeria credo che sia l'attrice a cui ho riservato i maggiori complimenti della mia vicenda di scribacchino, al punto che una delle ultime volte dice che dopo averla elogiata in tante vicende, in tante parti, non trovavo più neanche aggettivi sufficienti per non ripetermi, per non dire le stesse cose. E questo naturalmente la inorgoglì, ma nei miei confronti aveva sempre una forma di riserva, perché probabilmente si ricordava alcune scottature che più o meno involontariamente, che volontariamente le avevo dato. Nel mio mestiere io mi sono sempre attenuto al comando dei vecchi capitani di vaporetto nella mia Venezia giovanile, in cui c'era ancora il fuochista e c'era ovviamente anche quello che buttava il carbone nel fuoco. In prossimità del vaporetto, dell'approdo, del pontile, il capitano mandava questo comando: avanti adagio, quasi indrio. Avanti adagio, quasi indietro, era un po' il light.